Ciao! Oggi parliamo di nuova Swift Hybrid e dopo il nostro primo video di Unveil andiamo a scoprire insieme alcuni dettagli dell'equipaggiamento della compatta di casa Suzuki. Quale versione scegliere? Ebbene, con Suzuki è semplice, solo il top. La nuova Swift Hybrid è disponibile infatti nell'unico allestimento top di gamma. E come è fatta? Partiamo dagli interni, dove troviamo la plancia completamente rinnovata, in cui spicca il nuovo infotainment da 9 pollici ad effetto sospeso, con navigatore integrato e connettività ai massimi livelli. Infatti, grazie al CarPlay Android Auto Wireless ed al Suzuki Connect, sei sempre connesso anche quando non sei a bordo. La plancia, nella sua rinnovata veste bicolore, è driver oriented, ovvero inclinata verso il guidatore per offrirgli un'esperienza di guida più avvolgente ed ergonomica. Gli esterni li abbiamo già visti durante il nostro primo video di Unveil, per cui ti propongo qualche chicca un po' meno visibile. Ad esempio, il nuovo pacchetto aerodinamico sotto scocca della Swift. La nuova Swift Hybrid, ad esempio, ha dei flaps sotto scocca che migliorano i flussi d'aria attorno alle ruote e una nuova pannellatura che crea un fondo piatto aerodinamico che si estende anche fino al ponte posteriore e permette di ridurre i vortici e le turbolenze attorno all'auto. Stando sempre su quello che non si vede, non si può non parlare della piattaforma AirTech, che assicura elevata rigidezza e contenimento del peso. La nuova Swift Hybrid pesa infatti solo 994 kg e questo le conferisce quel perfetto equilibrio tra efficienza e robustezza. La nuova geometria delle sospensioni e il nuovo rivestimento in teflon delle boccole permettono di migliorare il comportamento in curva e ridurre il rollio ed ottenere una risposta dello sterzo più reattiva. La nuova Swift si conferma divertente e sicura, garantendo il massimo controllo e stabilità. Il motore ibrido 1200 è totalmente nuovo, sviluppa 83 cavalli ed apporta una notevole miglioria in termini di consumi ed emissioni di CO2, che addirittura nella versione 2WD manuale scendono a 99 grammi al chilometro. Grazie alla nuova geometria a tre cilindri, inoltre, permette di erogare maggior coppia a tutti i regimi motore e questo si traduce in un maggior sprint a tutte le andature. Il sistema ibrido poi si conferma a 12 V e immagazzina energia cinetica utilizzandola per alimentare il motore elettrico e migliorare performance e consumi. E in materia di sicurezza, come se la cava? Beh, anche gli ADAS sono il top, così come l'unico allestimento di Swift Hybrid. Grazie ai nuovi sensori di bordo, che sono la telecamera monoculare, il radar a onde millimetriche e la telecamera a infrarossi posta sulla plancia, la nuova Swift Hybrid interviene ancor prima e in maniera più efficiente in caso di rischio collisione, evolvendo a livello 2 il sistema attento freno. Introduce poi il nuovo sistema guarda la strada, che previene colpi di sonno, monitorando costantemente l'attenzione del conducente. E non solo, adesso nuova Swift Hybrid è in grado di mantenersi al centro della corsia in caso di cruise control attivato, parliamo di guida dritto livello 3, e volendo anche di adeguare in maniera molto rapida la velocità di crociera ai limiti vigenti nel tratto di strada, occhio al limite livello 2. Già che siamo in tema di tecnologia, ti starai domandando, cosa fa il Suzuki Connect? Molto semplice, come suggerisce il termine, ti connette alla tua Swift Hybrid, anche a distanza. Tramite l'app, infatti, puoi usufruire di funzioni come la notifica di stato del veicolo, che ti indica se hai lasciato le luci accese o le porte aperte, il localizzatore del parcheggio, la cronologia di guida, l'avviso di geofencing e coprifuoco, in caso di utilizzo dell'auto al di fuori di un orario e di un'area geografica da te impostata, la notifica antifurto, la diagnosi remota e infine l'avviso sugli aggiornamenti di prodotto. Grazie per aver guardato! Se vuoi vedere la nuova Swift Hybrid dal vivo, la trovi quando vuoi in una delle nostre concessionarie Suzuki. E se ti interessa restare aggiornato su tutte le news Suzuki, iscriviti al nostro canale. Ciao e alla prossima! Suzuki.